Bentornato al Monza Rally Show 2015, Tony Cairoli. Allora, Tony, una bella prestazione l'anno scorso, quest'anno come vedi questo Monza e quale sarà la tua tattica? Ma l'anno scorso sì, è stato il nostro secondo anno, quindi abbiamo fatto ancora un po' di apprendistato, abbiamo conosciuto meglio la macchina. Qualche errore, specialmente il venerdì, nella prova di notte. Quest'anno siamo più motivati, il nostro obiettivo, sicuramente è arrivare più meglio dell'anno scorso e il podio sarebbe veramente fantastico. Matteo, affiancare un 8 volte campione del mondo in una gara così complicata per certi versi come il Monza, ormai sei abituato, però cosa ci puoi raccontare? No, per me è sempre molto bello essere al Monza, è una gara che mi piace molto. Correre con Tony è sempre emozionante perché credo che come guida lui con la sua esperienza è una cosa un po' strana, tra virgolette. E cerchiamo quest'anno di capitalizzare quanto abbiamo imparato gli anni scorsi. Abbiamo anche fatto un'altra gara a metà anno che è il Rally Legend, che è andato particolarmente bene e speriamo quest'anno, come diceva lui, che il podio sia alla portata. Allora, grazie all'assist di Matteo. Tony, in due parole raccontarci questa vittoria al Rally Legend. Ti sappiamo grande appassionato di rally. Fare un assoluto e con una vettura poi come la Lancia Delta, com'è questo ambiente? Ma il rally mi è sempre piaciuto da piccolino e avere l'opportunità di partecipare con una macchina diciamo storica che ha fatto la storia del rally diciamo, mondiale è stato fantastico. Ci abbiamo messo un po' ad adattarci perché ovviamente è molto difficile come macchina, però alla fine abbiamo portato a casa un grandissimo risultato, ci siamo divertiti e questa è la cosa principale, ecco. Con Luca Betti al Monza Rally Show. Luca, innanzitutto un piccolo ritorno sulla tua stagione di quest'anno agonistica 2015, raccontaci com'è andata. Beh, dai, tutto sommato è stata divertente, almeno quello. Non è andata a livello di risultati come speravo, ma anche perché non c'erano le premesse per farle, obiettivamente. Budget ridottissimo e tiratissimo, e quindi non era così semplice fare prestazioni. Però, dai, è stata positiva comunque. Senti, qui una partecipazione prestigiosa, Monza sempre, raccontaci qualcosa di questo equipaggio inedito. Sì, sono qua con Selvaggia, che appunto ho conosciuto proprio un anno fa qui a Monza e abbiamo deciso quest'anno di correre insieme perché lei ha un po' questa avversità con il genere maschile, no? Allora io ho detto, senti, affronta la situazione di petto e metti la tua vita in mano a un uomo. Io mi sono offerto e abbiamo riso, scherzato, è nata questa cosa e la cosa pazzesca è che farà il primo metro di gara domani pomeriggio nella prima prova speciale perché oggi non può fare lo shakedown per suoi impegni personali e quindi ci siamo scritti poco fa, farò il primo metro di gara in gara. Quindi metterò tutta la dotazione di sicurezza per eventualmente comunque proseguire e fare una buona gara. Porterai comunque a Monza, oltre alla vettura che porterai in gara, un'altra vettura. Sì, ho costruito ormai da quasi un anno e mezzo che ci lavoro. Ho costruito con il mio staff di Chimera un S4 derivata da una vettura di serie. E questo significa ricostruire completamente tutto, nel senso la vettura è stata riportata in configurazione gruppo B, quindi con tutte le componenti ricostruite attraverso le tecnologie moderne, ma comunque esattamente e fedelmente come all'epoca. E cosa farà questa macchina qui? Sarà la vettura numero 0 che correrà davanti a tutte le altre e quindi è un collaudo, quindi speriamo che vada tutto bene. Metto le mani avanti perché vedere nascere dal ferro fondamentalmente determinati pezzi è un esperimento.